Dottor Enrico Imoda, fotografie di fantasmi, seduta del 23 maggio 1908, ore 21:30, in casa della Marchesa di R. Media Linda Gazzera. Presenti, la Marchesa di R., signor Ballada Natale, industriale, signor NN, dottor Imoda Enrico. Controlli. Marchesa di R., dottor Imoda Enrico. Condizioni fisio-psichiche. Ottime, trans tranquilla. Gabinetto solito. Nel gabinetto uno sgabello in vimini sul quale sono disposti i soliti oggetti: carta, matita, ventaglio, fiori, trombetta, tamburello. Oscurità completa. Decorso della seduta. La media si addormenta in pochi minuti e subito, in gran calma, incomincia a parlare. L'entità Vincenzo dichiara che finalmente, con tutta probabilità, riuscirà oggi a materializzare una mano capace di essere fotografata, ma raccomanda ai presenti la costanza anche nel caso di un possibile insuccesso. Mentre la media parla nell'interno del gabinetto, lo sgabello si muove con fracasso, facendo tintinnare gli oggetti che vi abbiamo collocati sopra. Questi, come al solito, sono presi e portati in giro. Il campanello suona energicamente sulle nostre teste e qualche volta il suono par venga quasi dall'altezza del soffitto, poi viene buttato lontano. Tintinnano pure i campanelli del tamburello, sul quale una mano sembra battere con le nocche. Ad un tratto soffia dall'alto un vento freddo ed intenso che ci sorprende e che non sappiamo spiegarci. La media si mette a ridere, noi ci accorgiamo che il ventaglio aperto si agita sulle nostre teste. Tutti i presenti vengono, come al solito, ripetutamente toccati. I toccamenti sono ora fugaci e rapidi, ora alquanto continuati. Una mano avvolta nella tenda si posa sulla testa del dottor Imoda. Il contatto dura oltre 10 secondi. Il dottor Imoda è impaziente per la promessa fotografia e la ridomanda. L'entità Vincenzo, per bocca della media, promette di provare, ma ancora non assicura il risultato. Bruscamente la media ordina il fuoco. Brilla il lampo. Il signor Natale Ballada, situato di fronte alla media, afferma di aver visto sulla testa di questa, all'altezza di circa 50 centimetri, un corpo bianco come neve e lucente. Gli altri sperimentatori non videro nulla, non avendo lo sguardo rivolto nella giusta posizione al momento del lampo. L'entità Vincenzo ritiene riuscita la fotografia, noi non osiamo sperarlo. Ormai edotti da lunga delusione, riteniamo che il corpo bianco veduto dal signor Ballada fosse un fazzoletto o un foglio di carta che Vincenzo abbia appiccicato alla tenda per farci uno scherzo. Vincenzo ordina di svegliare la media. Il dottor Imoda ubbidisce e la media si sveglia in buone condizioni d'animo. La lastra è svolta dal signor Natale Ballada a casa sua subito dopo la seduta. Ci fu alquanta deficienza di posa. L'obiettivo fu troppo diaframmato. Come si può rilevare dalla fotografia, sulla testa della media, alla distanza di 50 centimetri circa, apparisce una mano bianchissima, mostrante il suo lato dorsale col mignolo divaricato, l'anulare, il medio e l'indice uniti. Del pollice appare solo un moncherino, manca la prima falange
e, strano a dirsi, appare nuovamente materializzata l'estremità della seconda e più precisamente la parte carnosa corrispondente al polpastrello. La mano ha un colorito bianchissimo come di gesso, le falangi sono più bianche che non il carpo ed il metacarpo e, come si è detto, manca la parte centrale del dito pollice. A spiegare la differente colorazione si può supporre che la densità della materializzazione non fosse omogenea in ogni sua parte. Allora, della luce che l'ha colpita, una parte passò attraverso ad essa e l'altra si riflesse e conseguentemente le parti più dense appariscono più luminose e quelle meno dense sono più scure. Siccome poi dietro la mano materializzata vi è la tenda nera, questa traspare attraverso gli strati meno densi ed aumenta la oscurità di queste parti stesse fino a coprirle completamente, come succede per la parte centrale del dito pollice.